Salve a tutti, grandi appassionati di cinema e non. Io sono TheEndersinMan98 e benvenuti in questo mio nuovo video. Ah, la Disney, la casa che ha prodotto praticamente le emozioni dei nostri cuori quando eravamo bambini. Con l'animazione ha fatto e continua a fare di tutto. Con i prodotti live action, beh, acquista una casa di produzione, ne acquista un'altra, fai film su Star Wars, fai film sulla Marvel, ma quando si tratta di fare qualcosa che riguarda i suoi prodotti, non fa quasi mai niente di originale. Sta basando il nucleo del marchio Disney, ma Disney proprio, non Lucasfilm, non Marvel, proprio Disney, sui live action, sui remake in live action dei suoi stessi film d'animazione. Ora, analizziamo i primi live action che sono usciti. Il primo è stato Alice in Wonderland di Tim Burton, che ha incassato oltre 1 miliardo in tutto il mondo. La critica è stata piuttosto tiepida, non è effettivamente un brutto film, però quello non era ancora un vero e proprio remake, era un seguito dell'opera originale, neanche il film d'animazione classico, proprio il romanzo originale. Una scelta interessante, non uscita bene al 100%, perché il film ha un sacco di difetti, ma anche delle cose interessanti, non penso che sia brutto, pur risultando uno dei peggiori film di Tim Burton, però comunque il risultato non era disprezzabile e non era ancora quel live action fatto giusto per basarsi su un'opera della Disney già conosciuta, nonostante il titolo fosse Alice in Wonderland, Alice del Paese delle Meraviglie, però era un seguito della storia principale. Tuttavia, il miliardo ha fatto pensare alla Disney: perché non proviamo a fare qualcosa che richiama un brand che noi abbiamo già utilizzato, un'opera che noi abbiamo già utilizzato? E questa volta, qualche anno dopo, sono stati molto più diretti con Maleficent, che era non solo un prequel della Bella Addormentata nel Bosco, parlo proprio dell'opera, non dell'opera originale, ma del classico proprio della Disney, perché prendeva un personaggio che era stato creato appositamente per la versione della Disney, ovvero Malefica, e ha fatto poi anche il remake. Nel senso che, nonostante sia stato pubblicizzato, racconteremo che cosa è successo alla vera Malefica, in realtà poi, dopo i primi 30 minuti, gli eventi che succedono dopo riguardano quello che è già successo nel cartone, però nella versione live action totalmente rimaneggiata. Totalmente è la parola giusta, perché questo film con il personaggio originale non ci azzecca proprio niente. Preso a parte, può anche essere un buon film fantasy, però come film su Malefica è veramente un disastro, perché vedere Malefica da regina di ogni male a madre affettuosa non è proprio il personaggio che vorrei vedere su Malefica, non è proprio il personaggio che tutti hanno amato. Va bene diversificare, va bene l'autorialità, però qua di autorialità non è che ce ne sia tanta, il film non è particolarmente autoriale, è un film già visto, fra virgolette, rispetto ad altre opere molto più particolari e molto più autoriali. E voi direte: ma scusa Andrea, ti aspetti autorialità da un blockbuster della Disney? Sì, perché l'ho avuta l'anno dopo da Kenneth Branagh con Cenerentola. E l'anno dopo ancora, nel 2016, l'ho avuta con Il Libro della Giungla di Jon Favreau. Che cosa hanno fatto questi due film? Hanno preso un'opera originale che, vista oggi, ha dei particolari difetti. Per esempio, nel primo Cenerentola, il principe non esiste. È talmente poco caratterizzato che io manco so il suo nome. Nel film di Kenneth Branagh, invece, è una cosa completamente diversa. Ed hanno differenziato altre cose dal film d'animazione per adattarlo bene al contesto del live action. Per esempio, i topi non parlano, perché in un live action avrebbe stonato parecchio. Stessa cosa nel Libro della Giungla. Siccome il film d'animazione della Disney, pur essendo stato uno di quelli di maggior successo di tutti i tempi, ancora adesso è uno dei più ricordati, non è un film particolarmente approfondito per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi, o più che la caratterizzazione, perché ogni personaggio ha un suo perché, sta di fatto che non è molto approfondito il messaggio che il film vuole dare, il rapporto che Mowgli ha con la giungla rispetto al mondo degli umani. Questa cosa non esiste nel film d'animazione della Disney. E che cosa ha fatto Jon Favreau? È stato fedele al film d'animazione della Disney, ma numerosi punti li ha approfonditi prendendo spunto proprio dal romanzo. Ed entrambi i registi, sia Kenneth Branagh con Cenerentola che Jon Favreau con Il Libro della Giungla, hanno messo la loro autorialità nelle inquadrature, nelle immagini. Se tu guardi Cenerentola, basti pensare anche solo alla bellissima scena di ballo,
con le inquadrature meravigliose e la musica, tu pensi, cazzo, questo è un film di Kenneth Branagh. Stessa cosa Il libro della giungla, questo è un film di John Favreau. Quando lo guardi hai questa impressione. E finché le live action erano così, a me non dispiacevano, perché davano l'idea esatta di come dovrebbe essere un remake. Prendi un film che ha determinati difetti, lo approfondisci e lo fai tuo. Cosa diversa con il remake della Bella e la Bestia diretto da Bill Condon. Perché diverso? Il libro della giungla e Cenerentola sono delle opere, per quanto diverse, parlo dei film animati, che hanno comunque dei difetti e sono invecchiati in determinati punti. La Bella e la Bestia invece, almeno ora, è ancora un film immortale. È un film veramente perfetto in tutto: animazione, regia, caratterizzazione dei personaggi, le canzoni, tutto. E io ho pensato, ma come potranno mai fare un remake autoriale? Cosa potranno mai approfondire di più rispetto a quello che già c'era nella Bella e la Bestia, il film del 1992? La risposta è nulla! Oddio, ci sono alcune differenze, ce ne sono, ma sono veramente poche. Cioè, la gente che mi dice, nel film della Bella e la Bestia hanno approfondito tante cose che nel cartone non c'erano. Quali? L'omosessualità di Letont? Una canzone in più? La bestia che ha un fiorellino magico? Il rapporto fra Gastone e padre che dura 5 minuti? Sono dei dettagli, dei minuscoli dettagli che non cambiano il succo del personaggio, ma proprio per niente. Cambiano il film in superficie. Tutti hanno odiato la scena della bestia che canta. Io quando l'ho vista al cinema ho detto, finalmente qualcosa di veramente diverso. E sì, nel film animazione è più bello, il più bello ruggito della bestia esprime meglio il suo dolore, però almeno era qualcosa di diverso, inferiore al film animazione, ma almeno era diverso. Che poi sembra che questo film si sia scordato, a mio parere, il concetto di live action, perché Cenerentola di Kenneth Branagh che aveva fatto? Ha visto che il film era in live action, ha pensato il fatto, ehi, ma i topolini parlanti li mettiamo? No, non li hanno messi, cioè hanno messo i topolini, ma non sono particolarmente importanti e soprattutto non parlano, perché in un live action non funziona. Qui che cosa vedo? Gli oggetti parlanti! Lumiere può ancora funzionare, perché ha una forma umanoide. Tokens, vabbè, si può anche lasciare... Ah, cosa sono queste cose? Mio Dio, sono inquietantissime! Ma non funzionano in un live action, a mio parere! Poi ci sarà chi l'avrà trovate gradevoli, però non so come voi abbiate fatto, però va bene, gusti personali. Ma la cosa che mi ha irritato del film, che comunque è un buon film, perché se copi tutto da un capolavoro, grazie al cavolo che ti viene qualcosa di bello per forza, la cosa che mi ha più irritato... La regia, non solo la regia di Bill Condon è veramente normalissima, banalissima, non ha alcuna particolarità, anzi, le particolarità ci sono, alcuni guizzi ci sono, ma sono tutti, a parte l'inizio con il castello che diventa marcio, diventa vecchio, ecco, a parte quello, tutti gli altri guizzi sono copiati dai guizzi registici del film d'animazione. Cavolo, questa scena è molto bella. Come la posso girare per renderla più elegante? Vabbè, dai, ho il film d'animazione, basta che lo copio e ho già finito il lavoro. E molte scene hanno addirittura non solo le stesse canzoni, ma le stesse singole note musicali che accompagnano un suono, che accompagnano una frase, le stesse. Questo non è un remake, questo è un compito di scuola che io ho copiato perché non ce l'ho fatta a fare il resto, proprio per dire, senti, non riesco proprio a finire questo compito in tempo, fammi copiare, cambio qualche parola e voilà, ecco qua, maestro. E la gente che cosa dice? Ma è un live action, quindi cambia tutto. Che... come cambia tutto? Ragazzi, non è che un film d'animazione, un cartone, come lo volete chiamare voi, è un genere a parte. L'animazione è una tecnica per fare il film in un'impostazione visiva diversa. È come se io prendessi C'era una volta in America e facessi il cartone copiando tutto e poi mi giustifico dicendo ma è un cartone. Non penso che ci sia molto senso quando dite è un live action, quindi cambia tutto. Se fai un film che
in cui i personaggi, il remake di un film d'animazione in cui i personaggi sono in carne e ossa, però la trama è la stessa, le battute sono le stesse, le musiche sono le stesse, anche la regia è la stessa, posso sapere che cosa lo guardate a fare? E spesso mi rispondono, perché io voglio emozionarmi di nuovo. E io per emozionarmi di nuovo mi guardo di nuovo La Bella e la Bestia, il film d'animazione originale. Anche la polemica successa col trailer con il genio, che adesso si è attenuata perché il trailer successivo è diventato migliore, diciamo così, nella sua realizzazione tecnica e anche nei toni, questo e quell'altro, la trovo abbastanza stupida e vi spiego il perché. Non sto parlando di chi ha criticato la realizzazione tecnica del genio, perché in effetti nella prima apparizione filmica del genio in un trailer non è che era fatto chissà quanto bene, invece nel nuovo trailer uscito adesso la CGI è migliorata di parecchio. E ho detto, scusa, ma tu lo volevi blu? Qual è il problema? È Will Smith con la faccia blu, mi sembra un buon compromesso. Io non avrei proprio voluto vedere il genio blu nel film live action, l'avrei voluto vedere umano come all'inizio molti avevano pensato dopo le prime immagini uscite, anche se poi hanno confermato che era la sua forma umana. Io l'avrei voluto vedere diverso nell'impostazione visiva, perché non penso che il genio blu possa funzionare, quel tipo di genio che spesso si trasforma, ha dei movimenti molto cartuneschi. Ecco, con quei movimenti molto cartuneschi non penso che il personaggio possa funzionare allo stesso modo nel live action. Dal trailer invece mi ha convinto di più. Ma perché mi ha convinto di più? Non solo perché sembra che abbiano adattato bene i suoi movimenti, ma perché Will Smith nella sua impostazione comica sembra diverso dall'altro genio, si esprime in un'altra maniera, proprio per non scimmiottare Robin Williams. E la gente fa: no, io volevo il genio col mascellone. Perché volevano il genio col mascellone invece che vedere Will Smith, cioè invece che vedere il genio con la faccia di Will Smith? Semplice, perché è uguale al cartone. Non perché visivamente è meglio, ma perché è uguale al cartone. Cosa ha di strano il genio di Will Smith? È un tipo con la faccia, è un tipo colorato di blu, nient'altro. In un live action funziona bene, invece se vedi quel tipo, capisci che è fatto, che viene da un cartone animato. Che minchia vai a fare un live action se poi devi copiare tutto dal cartone animato? Anche perché a molti ha soddisfatto il trailer nuovo di Aladdin, a me non ha soddisfatto perché vedevo tutte la maggior parte delle scene copiate dal film d'animazione. Non ho visto quasi niente di originale se non appunto l'impostazione comica del genio e se non l'atmosfera che richiama molto Bollywood, e in questo modo potrebbe risultare visivamente almeno un blockbuster americano diverso. Ma poi le stesse persone che hanno lodato La Bella e la Bestia adesso stanno criticando il trailer del Re Leone perché è troppo uguale al cartone. E siccome nel Re Leone tutto è copiato, nel trailer mostrato del Re Leone la scena della savana è completamente uguale a quella del film d'animazione, a me sono venuti sospetti. Ho detto: ma com'è che queste persone hanno lodato La Bella e la Bestia e mo criticano il Re Leone? Semplice, perché il Re Leone, essendo fatto tutto al computer, viene spacciato come live action, e allora questa gente dice che il film non funziona perché, essendo non funziona almeno sulla carta, perché essendo un film fatto tutto in CGI è come vedere lo stesso film d'animazione ma con una grafica migliorata, e allora è inutile. Cioè, mi volete forse dire che se facevano un film con i leoni ammaestrati allora era tutto accettabile? Perché non so se vi rendete conto, ma il motivo per cui voi state contro il Re Leone è in contrasto col fatto della Bella e la Bestia. Perché cosa cambia? Cioè, se mi dite che criticate il film d'animazione perché il film del Re Leone perché è lo stesso film con la grafica aggiornata, è la stessa cosa della Bella e la Bestia, che è lo stesso film ma con la grafica aggiornata, con la differenza però che la grafica aggiornata la fanno con live action mentre l'altro con la computer grafica. Ma sempre di realismo si sta parlando. Io non vedo coerenza in questa cosa, ma per niente. Io però non è che sono contro i live action in generale, i remake dei live action in generale, perché come ho detto Cenerentola e Il Libro della Giungla li ho apprezzati. Perché? Perché diversificavano diverse cose e allo stesso tempo rimanevano fedeli allo spirito dell'opera originale, e hanno scelto di rimaneggiare un film e dei film che sono visibilmente invecchiati nella sceneggiatura e che sono stati poi riaggiornati, indipendentemente da quanto siano più belli rispetto all'opera originale. Io trovo Cenerentola di Kenneth Branagh della stessa qualità del film originale, e trovo Il Libro della Giungla di John Favreau molto superiore al film d'animazione degli anni 60. Un film che per esempio sto attendendo tantissimo è Dumbo, diretto da Tim Burton. Ma perché?
perché è il remake di un film degli anni 40 e che quindi può essere molto più facilmente riaggiornato, e anche perché nei trailer riconosco molto la visione estetica di Tim Burton. Sembra praticamente un autore che ha preso un progetto già esistente e ci ha messo la sua autorialità, lo vuole creare dal proprio punto di vista. Poi magari il film è diverso, però dai trailer sembra effettivamente così. Dumbo ha delle cose che oggi non sono più accettabili. Per chi ha visto Dumbo, il finale, no? Che mostra Dumbo felice nel circo, perché il circo lo tratta bene, oggi è orrendo, perché gli animali non dovrebbero più esistere nei circhi. E dalle prime critiche invece mi dicono che questa cosa è profondamente diversa, è la cosa un po' che fammi piacere. E io vorrei questo tipo di remake, questo tipo di sequel. Non capisco le persone che... Ma non è il fatto che io critico chi si vuole emozionare guardando al cinema qualcosa che gli ricorda la propria infanzia. Io lo capisco. Semplicemente io non capisco il pretendere di vedere tutte le cose uguali, ma non per questo tipo di opere, ma per il fatto che la gente vuole andare a vedere solo questo. Se uno guardasse i live action della Disney e allo stesso tempo guardasse anche altre cose, io non avrei nulla da ridire. Però se il pubblico va al cinema una volta ogni 10.000 anni e va a vedere questo, perché è una cosa che ha già visto e quindi è sicuro di poter uscire dalla sala soddisfatto, per me non ha assolutamente senso. E se a me il genio soddisfa dal punto di vista del design, perché è un compromesso fra l'opera originale e un nuovo tipo di visione fatta da un gruppo di artisti, ovvero lo fanno blu, però lo fanno molto più umanoide, e mi devo sentire la gente che dice no, fa schifo solo perché non è come nel cartone, io proprio non capisco che criteri di valutazione sono questi, dal mio punto di vista ovviamente, ragazzi. Perché se voi fatemi capire perché vi emozionate a vedere le stesse cose al cinema, scrivetemelo. E sono curioso di sentire il vostro parere. E tranquilli, non sono una di quelle persone che dice il cinema sta morendo, il cinema sta fallendo, il cinema fa schifo rispetto agli anni passati perché la gente vuole vedere solo le stesse cose e perché non escono più cose originali. Non è vero, le cose originali escono, però sto attaccando un lato dell'industria, che poi questi film fanno bene agli incassi perché mandano avanti l'industria. Se non ci fossero i blockbuster probabilmente i cinema fallirebbero. Però, comunque non penso che sia giusto avere una sola visione, ma sarebbe bello avere una varietà dei titoli scelti, non solamente quelli che sono le stesse cose. Ma mi sono già dilungato abbastanza, spero che il video vi sia piaciuto, spero che non vi ho annoiato, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!